E l'aggiuntivo? Sì. Parere favorevole. Governo. Conforme relatore e maggioranza. La ringrazio. Siamo al 5.50 Quintarelli. C'è parere favorevole di Commissione e Governo e favorevole al relatore di minoranza e la votazione aperta. Murer, Tancredi. Ravetto. La votazione è chiusa. Revoco la votazione, la riapriamo. Non si preoccupi, però non si agiti, onorevole Tancredi. Onorevole Tancredi, non mi costringa a richiamarla. Ripetiamo la votazione. La votazione. Sì, sì, la annulliamo. La riproviamo. Dichiaro aperta la votazione. Ricciatti. Folino, Gregori, San Nicandro, che succede? Ci siamo, abbiamo votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Ovviamente la precedente votazione si intende annullata. Siamo adesso al 5.51, l'orefice, cioè l'invito a ritiro. Onorevole Cozzolino, prego. Dichiaro voto favorevole del Movimento 5 Stelle. La ringrazio. Onorevole Baroni, prego, titolo personale. Grazie Presidente. Qui abbiamo una delle grandi criticità del provvedimento, perché se uno va a vedere su internet, nella parte che ancora non è oscurata, troverà che effettivamente il numero delle sedi dei plessi scolastici sono 41.000, quindi le sedi fisiche, Presidente, sono 41.000. Se noi andiamo a dividere 220.000 euro per 41.000 sedi, abbiamo praticamente una cifra che si aggira tra i 5 e i 10 euro. Stiamo parlando praticamente del costo di una risma di carta, cioè per ogni sede del attiva in questo momento sul territorio italiano, noi andiamo a finanziare questa bellissima legge per quanto riguarda l'attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo nei confronti dei minori, con tutta un'attività di prevenzione, con risorse che vanno dai 5 ai 10 euro a plesso scolastico. Ditemi voi se si può votare favorevolmente a questo articolo. La ringrazio. Dichiaro la votazione aperta, contraria Commissione e Governo, favorevole minoranza. Archi.